I medici pugliesi sono ormai allo stremo e i sindacati scrivono ai prefetti per interventi urgenti ed immediati. Da alcuni anni, dicono i sindacati, denunciamo le gravi difficoltà del sistema sanitario regionale pugliese, la totale assenza negli anni di una programmazione insieme ad una organizzazione e gestione della sanità regionale che purtroppo ha reso urgente ed indifferibili le risposte da parte dell'assessorato alla salute. Da tempo, dicono ancora i sindacati, segnaliamo la mancanza dei medici negli ospedali, con le conseguenze per i pazienti. La fuga di medici dal Dipartimento di Emergenza Urgenza 118, le cui ambulanze sono molto spesso senza medico. E come si sa, la presenza del medico può fare la differenza tra la vita e la morte, e poi la conseguente difficoltà dei medici di medicina generali, costretti all'enorme carico di lavoro e da un'esasperante burocrazia, alla rinuncia dell'incarico per i più giovani o ai prepensionamenti per quelli che possono. Inoltre, l'incresciosa situazione dei pronto soccorso, diventati dei veri lazzaretti, continuano i sindacati, con la difficoltà, se non l'impossibilità, per i pochi medici addetti di svolgere il proprio lavoro professionale nel migliore dei modi e per i pazienti di ricevere una risposta adeguata alle proprie richieste di salute. I medici, già reduci da un immane superlavoro di oltre 2 anni di pandemia Covid, si trovano ad affrontare ancora una volta un sovraccarico di lavoro per l'impennata di contagi da Omicron 5, senza le USCA, nate per potenziare la medicina territoriale, chiuse da un provvedimento e da una decisione che non era condivisa da tutti. Per questo i sindacati, SMI, SNAMI, CGIL, SIMET e UGS chiedono ai prefetti di tutta la Puglia di intervenire con provvedimenti immediati e risposte concrete che possano salvaguardare la vita lavorativa dei medici e la salute dei pazienti.